Salve a tutti, siamo alla lezione numero 7 del manuale e parleremo delle note di passaggio. Le note di passaggio sono quelle note che non fanno parte dell'accordo. Si usano per rendere la melodia più interessante e collegano le note dell'accordo. D'ora in avanti le note dell'accordo saranno dette note reali. Le note di passaggio si trovano al di sopra e al di sotto di ogni nota reale. Ad esempio, nell'accordo di Do, Do, Mi, Sol, abbiamo il Si e Re sotto e sopra il Do, poi il Fa e il La sopra e sotto il Sol. Queste sono note di passaggio. Come si usano le note di passaggio? Per il momento useremo le note reali in battere sul primo movimento, mentre le note di passaggio saranno usate in levare. Quando una nota di passaggio ritornerà alla stessa nota reale precedente, si chiamerà nota di volta. Nel prossimo esempio, la nota in questione è contrassegnata dal simbolo V. Analizziamo con cura le melodie degli esempi che seguono e poi suoniamoli soffermandoci sulle note di volta e di passaggio, confrontandole con l'accordo della mano sinistra. Noteremo che le note di passaggio sono sempre estranee all'accordo. La prima misura è questa. L'accordo è Do maggiore, quindi abbiamo Do, Si, Do, Mi. Il Si è estraneo e torna, parte dal Do e torna al Do. Do, Si, Do, quindi è nota di volta inferiore. Seconda misura, accordo di Sol, Re, Do, Re, Sol. In questo caso il Do è estraneo all'accordo, parte da Re e torna a Re. Quindi è una nota di volta inferiore, ancora una volta. Accordo di Do. Mi, Sol, Fa, Mi. Il Fa è nota di passaggio perché è compresa fra Sol e Mi, che sono note reali. Ultima misura. Sol, La, Sol, Re, con l'accordo di Sol. Il La è estraneo, parte da Sol, suona il La, torna a Sol, quindi sarà nota di volta superiore. Altro esempio. In Do, Mi, Fa, Sol, La, Sol. Allora, rispettivamente il Fa e il La sono nota di passaggio, il Fa, e nota di volta superiore, il La. Seconda misura, Sol, Re, Mi, Re. Accordo di Sol, Sol, Re, Mi, nota di volta superiore, perché torna poi a Re, nota reale. Altra misura. Allora, in Do, Mi, Do, Re, Mi, Fa, Sol, il Re e il Fa sono note di passaggio. Ultima misura, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, Re, Do. Abbiamo l'accordo di Sol, Sol, Fa, Mi, due note estranee che saranno note di passaggio. Re, Do, nota di passaggio, Si, Re, Do. Ora proveremo a creare qualche melodia usando note reali, note di volta e note di passaggio. L'esercizio numero 16. Andiamo avanti e facciamo l'esercizio numero 17. Trasporteremo lo stesso esercizio con la stessa struttura armonica in Sol maggiore, cioè Fa diesis in chiave.
questo è tutto, grazie per avermi seguito e alla prossima lezione.